Vuoi una pila? No, no, va, va. Ok, ricominciamo. Già, signora, mi guarda. Mi trovo in casa del signor Silvio Barone, che faceva il vigile del fuoco, e mi racconterà un po' di storia che si ricorda lui di quando, in ordine di servizio, intervenì nella catastrofe del Wyoming. Mi vuol parlare un po' di lei, signor? Sì, io ero di prima partenza. Dice la prima partenza. Di che anno è? Quanti anni? Ora, ero di prima partenza. E la prima partenza equivale a quando succede una calamità. E la prima a partire va in zona, diventa colonna mobile. Allora la colonna mobile era solo locale, cioè ogni comando aveva la sua colonna mobile. E questo avevamo notizie di Longarone. Dovevi parlare di te? Io sono vigile del fuoco. Che lo faceva, e venivo da Napoli. Il cognome era l'anno di nascita. Allora dobbiamo fare da capire. No, va bene, taglio. Allora taglio qui. Fatto, io sono nato alla Spezia il 17-2-40. Dopo, all'età di 4 anni, sono andato a Napoli perché mio padre era in Marina. E vabbè, se devo raccontare. E sono andato a Napoli e ho vissuto fino a 21 anni a Napoli. Dopo mi sono arruolato nei Vigili del Fuoco come ausiliario. Dopo 18 mesi, finita la leva, ho vinto il concorso e mi hanno sbattuto a Forlì. Come sbattuto? Vabbè, mi hanno mandato a Forlì, io sono napoletano. Mi hanno mandato a Forlì, al comando provinciale di Forlì, per fare gli interventi per i cittadini e più per le calamità, sia incendi, alluvioni, terremoti, incidenti stradali, soccorso a persone, persone chiuse fuori di casa, recupero salme, recupero gatti, recupero cani, eccetera, eccetera. E quella, sì, nel 1963, io sono arrivato nel 1963, no, alla fine del 1962, a dicembre, e nel 63 del mese di ottobre. Avvenne questa disgrazia. A mezzanotte ci diedero l'allarme, ci dissero terremoto a Belluno. Terremoto a Belluno, perché tutti i comandi d'Italia e la sala operativa nostra del comando dei Vigili del Fuoco non sapevano niente. I primi soccorsi fatti a Longarone sono stati fatti dalle persone che si trovavano a Belluno e varie parti, e nei dintorni. La squadra dei Vigili del Fuoco di Longarone morirono tutti, con la caserma tutta distrutta. Noi in tutti i modi a mezzanotte il comandante ci chiama, ci fa, dice entro mezz'ora dovete partire, andare a Belluno per il terremoto. E noi prendemmo subito un ACT, che sarebbe un autocarro adibito a crolli, alluvioni, recupero mezzi, recupero salme, eccetera, tutto attrezzato di tutto, perfino il gommone col motore 75 cavalli. Siamo partiti con la campagnola, questa CT, autocarro, trasporto per crolli, eccetera, e siamo arrivati alle 9 a Belluno. A Ponte nelle Alpi. Siccome noi ci avevano detto Belluno, stavamo girando per Belluno, ci fermarono e ci dissero no, dovete andare a Longarone, che erano altri 10-20 km, roba del genere, neanche. E andavamo a Longarone.
A Longaroni ci fermarono prima di dove c'era tutto il disastro, però noi non sapevamo ancora niente, cioè non vedevamo ancora niente. Ci fermavamo lì con i mezzi, poi arrivavano gli altri colleghi. Noi fummo uno dei primi della Romagna a arrivare sul posto, dell'Emilia Romagna. Arrivati sul posto prendevo dei badili, solo quello, perché vedevo una distesa di fango, dei morti distesi per terra, rimanemmo, come si dice, allibiti a vedere tutta quella cosa. Poi un silenzio enorme e poi ci vedevano arrivare le persone, i familiari delle vittime che si gettavano per terra perché là dicevano questa era la casa mia, quell'altra era la casa di mio cugino, eccetera. E l'impressione che ebbi io per primo, io e i miei colleghi, furono i binari della stazione, che erano contorti, proprio girati. Una cosa che mai visto, perché io avevo fatto a Napoli il Vigile del Fuoco, ne ho fatto allagamenti a Sarno, eccetera, però una cosa del genere mai vista. E noi l'unica cosa che dovevamo fare era il recupero delle sale, perché vivi non ce n'erano più, lo avevano già salvato alcuni, quelli che erano nei dintorni, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, finanza, forestale, tutti questi corpi qua, i soldati, gli alpini, il genio, tutti insomma, perché là è poi una zona pure di militari, no? Caserme, eccetera. Belluno, militari di Belluno furono i primi a intervenire proprio nella cosa, però anche loro sapevano del remoto perché si spense tutto fino a Ponte nelle Alpi, si spense tutto, tutte le luci si spensero e allora non sapevano cosa fare, dove andare, perché uno dice terremoto, l'altro è caduta la diga, si è rotta la diga. In tutti i modi, noi arrivati sul posto, l'impatto che avevamo furono questi binari. Poi tutti morti distesi, coperti, che i colleghi precedentemente che arrivassimo noi, le coprivano, le prendevano e le coprivano. La nostra opera di Forlì, del comando provinciale di Forlì, era recupero salme. Però una salma intera non l'abbiamo mai trovata. Trovavamo, ma è brutto dirlo, cioè fa male a dirlo, però un braccio, una gamba, un pezzo di corpo, un piede, una testa, tutte cose così. E c'erano anche i vigili del fuoco francesi che loro avevano un'esperienza nel DNA, che da questi cadaveri che noi raccoglievamo e poi li portavamo al cimitero che dopo è stato fatto da noi, dai vigili del fuoco, no, da me, dai vigili del fuoco che erano impegnati in quel lavoro lì, per 15 giorni abbiamo lavorato, i primi giorni notte e giorno, mangiare mangiavamo come peggio della guerra 15-18, dormire per terra con la paglia che cercavamo, se trovavamo la paglia, dormivamo alla faiside, una parte che facevano la faesina, si chiamava così, e dovevamo aspettare la colonna mobile di Roma nazionale che venisse per fare da mangiare, il vitto, alloggio, eccetera, però niente tende. 15 giorni a dormire nel fango, lì tutti riuniti vicini perché faceva freddo, perché di giorno faceva caldo e di notte faceva freddo. Cioè dalle 4 del pomeriggio arrivare alle 9 del mattino, un freddo della miseria, e dalle 9 del mattino arrivare alle 4 del pomeriggio, un caldo che si crepava. Poi con i cadaveri, man mano che scavavamo, oppure vedevamo un mezzo, un trattore, roba del genere, perché lì c'erano le persone, molte erano contadini. E abbiamo lavorato per 15 giorni a recuperare salme. Poi c'era un elenco con le fotografie,
di tutti questi morti. Invece Bologna faceva recupero animali. I soldati con i lanciafiamme le bruciavano, le mettevano in una fossa e bruciavano per fare eccetera, del la peste, no peste, insomma, l'infezione, roba del genere, anche i morti, cioè le persone, gli animali le bruciavano. Una parte dei vigili del fuoco si misero a costruire il cimitero, che è attuale. L'unica cosa che rimase all'impiedi era il campanile, distante da Longarone una cinquantina di metri, roba del genere. Qualcosa in più o meno, perché poi in quei momenti te pensi solo a recuperare, dove vedevi per esempio una mucchia di lamiere, andavi lì e scavavi lì vicino e cercavi, perché il Piave si era diviso, tutti i ponti che c'erano erano pieni di legname, perché Longarone aveva molte fabbriche, mobili, legnami, cianuro, c'erano le squadre che dovevano recuperare il cianuro nel Piave, molti cadaveri erano fermi in mezzo a questi legnami che noi venivamo legati da sopra i ponti, andavamo giù legati, spostavamo le trave o i tronchi eccetera, e se c'erano i cadaveri le recuperavamo. E questo facevamo dalla mattina appena siamo arrivati fino per 5 giorni, fino alle 5 del mattino, poi ci facevano riposare un'ora e poi riattaccavamo ancora per 5 giorni. Al sesto giorno arrivava la colonna mobile di Roma e cominciavamo a mangiare un pasto caldo. Quando? Prima mangiavamo le gallette, carne in scatola, vicino ai cadaveri, una cosa proprio indescrivibile, e quello farò fatica a dimenticarlo perché è stata proprio una cosa mai vista. Ma per quale motivo un ritardo di 7 giorni per arrivare su? Perché la colonna mobile di Roma, la colonna mobile era solo a Roma, la centrale, le scuole centrali antincendio. Dopo, dalla Sicilia, fecero la colonna mobile regionale, cioè Bologna, tutta l'Emilia Romagna, no? Era una colonna mobile dell'Emilia Romagna. Lombardia, colonna mobile, certo. In quel periodo lì eravamo senza guanti, non eravamo attrezzati. Anche adesso però siamo messi così più o meno. E dovevi prendere i cadaveri con le mani libere così, andare lì a scavare, delle volte con le mani, in mezzo al fango, quando ci mandavano giù con le funi nel Piave per spostare tutto questo legname e liberare l'acqua che affluisse meglio, uscivano dei cadaveri, o un braccio, o una mano, insomma una gamba. Tutti nudi. Tutti? Nudi. Tutti nudi, sì. I bambini non abbiamo visto niente, dei bambini, proprio niente. Poi ci fu detto che sparirono dei mezzi che non si sa dove, che caspita fecero, cioè sotto, portati via, maciullati, roba del genere, perché uscendo quest'acqua fuori dalla diga, Monte Toc sarebbe Monte Marcio, perciò si chiama Toc, Monte Marcio. E questo Monte Marcio lo dicevano già da molti anni, che c'era una giornalista di un giornale che io non mi ricordo quale, perché quando noi arrivavamo là Longarone non sapevamo neanche dove era, però